Sono stati arrestati questa mattina dagli agenti della polizia di Paola i tre giovani che lo scorso 23 ottobre avevano aggredito il proprietario di un pub in pieno centro città. Si tratta di Antonio Chianello, 26 anni, Alessio Chianello, 20 anni e il coetaneo Antonio Imbroinise, tutti e tre residenti a Paola. A far scattare la lite, secondo la ricostruzione degli investigatori, il rifiuto del barista di servire loro da bere. Si pensa a una insofferenza da parte del gestore del pub, della presenza di questi soggetti che chiaramente entravano, non consumavano, davano fastidio, anzi consumavano e non pagavano. L'accusa è di aggressione aggravata dalle lesioni provocate alla vittima, rottura del setto nasale e contusioni su tutto il corpo, con una prognosi di 30 giorni. Avere agito in gruppo in tempo di notte nei confronti di una vittima che poi non ha avuto la possibilità di difesa. Quindi tutto questo fa capire come è stata valutata anche negativamente dal tribunale la loro condotta. A facilitare le operazioni di polizia, i filmati delle telecamere e di videosorveglianza poste in piazza. La squadra si è data da fare per estrapolare e per identificare i soggetti, perché purtroppo la vittima non ha inteso fare una denuncia, quindi si è limitato solamente a confermare quelli che sono stati gli esiti investigativi. I tre erano già noti alle forze dell'ordine, conosciuti come il Branco. Infatti già nel 2010 avevano commesso una serie di reati, tutti in una sola notte, con le stesse accuse. All'epoca forse non erano neanche maggiorenni e quindi hanno beneficiato di alcune garanzie di legge. Evidentemente questa equanimità della giustizia è stata scambiata per un'impunità a compiere qualsiasi tipo di reato con la certezza di poterla poi passare liscia. Dopo l'arresto, alle prime ore dell'alba, i tre sono stati trasferiti alla casa circondariale di Paola.